Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò alcuni prodotti che mi ha mandato il sito Nurbesten, nurbesten.de. È un sito tedesco simile ad AliExpress o Born Pretty Store e vende di tutto, cose per nail art, make-up, accessori per smartphone, iPhone o qualsivoglia cellulare, accessori per i capelli, un po' di tutto. Però ovviamente il sito tedesco, ma i prodotti vengono sempre dalla Cina, vengono spediti sempre dalla Cina, quindi le tempistiche per quanto riguarda la spedizione sono lunghe, minimo un mese. Il sito mi ha dato anche un codice sconto del 10% che adesso vi metterò l'immagine qui. Comunque per tutto il video vi lascerò il codice sconto in alto a destra, ve lo lascio lì. Ve lo lascio anche nell'info box, nei video troverete nell'info box i vari codici sconto. Comunque, passiamo subito ai prodotti che mi hanno mandato. Mi hanno mandato 4 prodotti per unghie, ovviamente il mio canale parla delle unghie, è incentrato sul mondo delle unghie, nail art, ricostruzione, tutto questo. Inizio a farvi vedere una cosa molto carina ma molto semplice da utilizzare, che sono gli stamping. Ah, e dimenticavo, le spedizioni sono sempre gratuite. Per qualsiasi importo della vostra spesa, le spedizioni sono gratuite. Lo stamping, la palette, il plate, mi viene da dire, è dentro in questo cartoncino. Così. È molto carino anche il disegno del cartoncino, anche se non è molto importante, non ci interessa, perché comunque riprende i disegni che ci sono sullo stamping ed è questo. Adesso ho tolto già la cartina sotto il suo pezzo di cartone e come vedete l'ho già provato, ma devo pulirlo meglio con un po' di alcol, solo che l'ho usato con i gel e il gel appiccica sempre, bisogna pulirlo bene bene. Qui l'ho solo pulito con un po' di acetone e niente di che, devo pulirlo molto meglio perché veramente fa schifo. Comunque, questi sono i decori e sono in stile mandala che mi piacciono moltissimo, tipo puoi mettere il decor magari di metà disegno sull'unghia in un angolo, mi piace il disegno così e poi se non si ha tempo o se non si ha voglia è molto più semplice e veloce, invece di star lì a disegnarlo a mano, questo è veramente da 5 minuti. Poi, ovviamente, per usarlo mi hanno mandato anche il suo stamping, o non so come si chiami, ed è uno di quelli trasparenti, così vedete il disegno dove si posiziona sull'unghia. Dopo, vabbè, vi farò tutti i video per quanto riguarda come si usa lo stamping o video vari di nail art, eccetera. Si mette lo smalto sul decor che si è scelto, poi si prende lo scraper e si tira via l'eccesso e poi con questo andate a prenderlo. Ovviamente lo saprete già, è facilissimo. Poi mi hanno mandato 2 polverine, diciamo 2 glitter, come vedete da qui sotto. Qui sotto potete vedere il colore dei glitter. Una così è sull'azzurro, ma un azzurro molto chiaro, mi piace molto. E non mi ricordo come si chiamava esattamente, ma era tipo qualcosa di sirena, mermaid e qualcosa. Cercherò di farvi vedere al meglio tutti questi bellissimi glitter che io adoro i glitter. Vedete, ci sono alcuni glitter fini fini, cioè la maggior parte sono fini e altri sono più grossi. Vedrò un po' cosa ne uscirà con questi glitter. E insieme a questi e anche a questo c'era la sua spugnetta per applicarli, ma credo che non serva perché
non è effetto specchio, quindi non so cosa serva a fare. E poi questi che sono dei glitter tutti fini. Tutti fini, però sono misti. Alcuni blu e alcuni rossi. È un misto di blu e rosso. Tutti i glitter fini, però. Se riesco a farvi vedere meglio. È molto carino il gioco di colore rosso-blu. Mi piace molto. Vedremo che nail art mi inventerò con questi glitter. Proverò e vi farò sapere come utilizzarli. Vi farò vedere le nail art che realizzerò con questi prodotti. Questo è ciò che mi hanno mandato, con sfondo un po' glitterato, ovviamente, andato in giro. Fatemi sapere se c'è un prodotto che vi ha incuriosito particolarmente. Vi ricordo il codice sconto del 10% e niente, presto usciranno i video con questi prodottini e io vi aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!